Salve, siamo qui con Luca Mechini, con il quale parleremo di Gramsci. No, io non parlerò di Gramsci, parlo del fatto che Gramsci è stato l'ideologia gramsciana, quindi lui era crociano, no? Però diciamo, poi ha criticato il criticismo, il materialismo di Croce. In quanto che disse che bisognava fare quello che Marx aveva fatto con Hegel, e quindi Gramsci lui stesso si era dato il compito di rovesciare l'idealismo crociano in senso materialista e di filosofia della prassi. Vai, continua tu. Allora, io ho portato questo che mi dettero al concerto del 1º maggio nel 2007. Ecco, i luoghi di Gramsci, che era in occasione della festa di liberazione, che era il quotidiano di rifondazione, nel 97 addirittura. Ecco qua. Quindi poi qui dice, ecco, quando morì Gramsci, riporta vari giornali, poi lui da piccino. Dove va? Una foto di lui da piccolo. E poi racconta le varie vicissitudini. Lui che fa circolare, ecco, gli scritti marxisti. E poi ci sono varie foto di quegli anni. E questa è la foto di lui che viene anche riportata su Facebook in forma più recente, però questa è la foto originale. La sua cognata, quindi fa vedere proprio, ecco, poi qui la No. manifestazione per chiedere la liberazione di Gramsci Allora io, quando era mio incarcerato. padre mi ha fatto conoscere uno dei figli di Gramsci, no? Ma che era sovietico, di cittadinanza sovietica, non aveva più niente a che vedere con l'Italia, non parlava nemmeno tanto, biascicava solo qualche parola di italiano. Era una persona di una simpatia esuberante. Questo incontro avvenne a Botteghe Oscure. Così informalmente, ah Luca, mi disse mio padre, ti presento il figlio di Gramsci. Io rimasi così, ma di stucco, di come Quanti si. figlioli aveva Gramsci? Lo sai Quanti quanti ne erano? aveva? No, ora non vorrei dire inesattezze. Ah, ok, non te lo ricordi, però te hai conosciuto questo, insomma, questo. Vabbè, questo ora. E quindi era che lui praticamente l'Italia veniva ogni tanto, credo, in Italia. Però poi la sua patria era l'Unione Sovietica. Ora questa è Cioè era cittadino sovietico, però era nato in sì. Italia, giusto? No, era proprio Era sovietica, nato sì, proprio lì. Ah, credo, sì. ok. Comunque, quindi diciamo che sembra quasi paradossale che un pensatore del marxismo occidentale come Gramsci, poi diciamo la famiglia si è ambientata e si è completamente estraniata, però è uno dei danni che ha fatto il fascismo, no? Di arrivare a queste situazioni qua, Cioè di estranare i che familiari ha da. disperso, ha destabilizzato questo comunismo, che era comunque un'ideologia positiva, no? Per le sorti dell'umanità, per la salvezza dell'umanità. Una E visione progressiva invece, della storia. quindi questo provincialismo del fascismo ha promosso una classe dirigente capitalista che magari poi alla fine si è anche accordata con i sovietici, perché Agnelli ha realizzato Togliattigrad, no? Il grande stabilimento Fiat, che ora non mi ricordo bene se è lì vicino alle zone dove si combatte oggi la guerra. E quindi Volgograd, Togliattigrad, no? Tagliatti credo che dicano loro, pronunciano. E quindi diciamo che mia madre ha conosciuto mio padre proprio in occasione di una relazione che mio padre teneva su Gramsci, ed è A stata, Roma? A sì, no, a Firenze. Firenze. E te sei E nato a io Firenze, sono cioè. andato, sì. E quindi io cosa dire di Gramsci? E poi c'è stato il 68, no, che ha rivalutato ancora, perché diciamo Togliatti ha dato una versione. Sì, italiano, sì, revisionista del gramscismo, cioè
Gramsci, diciamo, è stato utilizzato ad uso e consumo delle esigenze del Partito Comunista Italiano, che secondo cui prendeva un aspetto solo del gramscismo, un aspetto di lunga marcia nelle istituzioni, no? Della classe operaia. Ma però questo poi c'è stato diverse polemiche che andrebbero riviste. Gramsci, per esempio, era molto apprezzato da Louis Althusser, no? Che diceva che noi francesi, in fondo, ma chi abbiamo avuto di pensatori marxisti all'altezza? Sorel, che non era nemmeno a rigore un marxista, era uno che ondeggiava con ideologie che poi hanno dato, sono state riprese e sussunte dal fascismo, no? Da Mussolini, lo sciopero insurrezionale, quindi un'ideologia che aveva degli aspetti barricadieri, quindi però sostanzialmente di destra, no? Adattabile a destra. E invece Gramsci no, è stato un pensatore, come lo vedi tu? Gramsci, il fondatore, Togliatti lo definì il vero fondatore del Partito Comunista Sì, ma Italiano, quindi io come parto dice, da questa cosa. diciamo, il succo della sua ideologia era. Sì, lui parla tanto di questa egemonia culturale che poi si realizzò effettivamente, quindi un'ideologia realizzabile, io la definirei quella di Gramsci, perché poi realizzò veramente il successo del Partito Esatto, Comunista detto in Italiano Italia, sì. che per Egemonia 50 anni culturale, governava città, regioni, sì, e poi insomma. c'aveva la classe intellettuale schieratissima dalla sua parte, grandi registi, meno Fellini che era un po' cattolico, ma soprattutto Luchino Visconti, no? Che davano interpretazione alla storia italiana alla luce del marxismo interpretato da Gramsci, quindi questa individuazione delle classi sociali, perché poi sono le classi sociali quelle che permettono al modo di produzione di affermarsi in un paese in un certo modo. E in Italia, tutto sommato, c'è stata questa parentesi del fascismo, però poi il capitalismo italiano, bene o male, per esempio, non, adesso mi viene in mente Gian Giacomo Feltrinelli, no? Quindi egemonia Editore. culturale, grande editore della sinistra, che mio padre, mi ricordo una volta una presentazione del film La vita agra, cercarono di demolire un po' la sinistra perché Bianciardi era libertario, e quindi nel film poi c'è questa visione contro gli intellettuali della sinistra. E questo relatore a questa presentazione del film, prima della proiezione del film, disse, mise in cattiva luce, cioè citò Feltrinelli come un cattivo maestro, no? Invece no, mio padre diceva, Gian Giacomo Feltrinelli è stato un grande interprete di questa egemonia culturale gramsciana in Italia, poi a prescindere dal fatto che ha dato l'input al terrorismo, no? Però al di là di questo, non di là, cioè dell'aspetto prettamente politico, senza Feltrinelli saremmo più poveri. Quindi la cultura italiana di sinistra, Cassola, Bianciardi, Che erano prossedani, no? Vittorini e Fortini, no? È stata quella che ha dato ai giovani quella consapevolezza di essere dalla parte giusta della barricata e di avere dei valori forti che la sinistra poi purtroppo diciamo, irresponsabilmente ha dissolto, e questa vulgata del marxismo italiano attraverso Gramsci è stata piano piano, no, ma anche a picconate, come sta facendo Letta ora, è riuscito a demolirlo, no? Questo contributo al marxismo, all'ideologia marxista mondiale, era un contributo importantissimo quello del gramscismo nel Il mondo. fatto che una filosofia si diffondesse tanto nelle popolazioni. Esatto. E anche in Cile, ad esempio,
sempre parlando di Althusser, perché Allende è andato al potere? È andato al potere perché aveva avuto il consenso, Nel 73, sì, no? no, prima, vabbè, nel Prima. 1963 è caduto, ha avuto questo consenso popolare, il MIR, cioè queste forze guerrigliere, il proletariato urbano, importantissimo per poter poi avere il consenso e costruire un consenso elettorale. Poi ci si è messo Berlinguer, che ha tirato fuori una strategia del compromesso storico che no, secondo me non ci azzecca, no? Perché Gramsci parlava di blocco storico, non di compromesso storico, cioè non a livello politico, no? Non a livello di autonomia del politico che fa e disfa secondo delle opportunità e dei calcoli elettoralistici, no? Questo continua tu. Ok, ho capito, quindi dici te non doveva scendere a compromessi Berlinguer, forse? Storici. Storia. Quindi Gramsci è stato sicuramente un po' messo in archivio, no? È stato derubricato dalle nuove ideologie del revisionismo italiano che si sono poi accodate a Tony Blair, alle terze vie di Tony Blair, quindi o ai tedeschi, o ai A socialdemocratici Schroeder, no? tedeschi. Ok, grazie.